Questa immagine ha fatto il giro del mondo. Un uomo, non più giovanissimo, che a forza di braccia spinge con ostinazione sulla sabbia, senza passerella, una carrozzina per portare sul punto più bello della spiaggia la sua donna disabile, per regalarle un momento di gioia, di svago. Siamo in Sardegna, sotto un sole cocente, e la scena non è sfuggita ad un blogger che l'ha subito postata. L'uomo, armato solo di un cappellino di paglia e di uno sconfinato amore, ha percorso così i 3 chilometri dal parcheggio alla spiaggia. Ma questo bellissimo gesto getta luce sulle difficoltà che queste persone incontrano ogni giorno per vivere straordinariamente ciò che per altri invece è la norma. Certo, il settantenne non aveva una carrozzina di ultima generazione, come ora ci sono, adatte per la sabbia o come in un lido di casa nostra invece dispongono. Abbiamo 75 ombrelloni, 150 lettini, un job per il bagno in mare delle persone diversamente abili. Abbiamo realizzato anche una doccetta a mare per evitare che le persone con ridotta capacità motoria che ospitiamo sul fronte mare debbano poi risalire lo stabilimento per fare la doccia, quindi cerchiamo di dare quel minimo di comfort a chi ha difficoltà a muoversi. E non ospitiamo solo associazioni locali di volontariato o comunità che ospitano disabili, ma anche gruppi che vengono da fuori, quindi ci avvisano con qualche ora di anticipo e cerchiamo di ospitare, di accoglierli nel modo migliore. Le chiamano tecnicamente barriere architettoniche, ostacoli quasi impercettibili ai normodotati, ma vere montagne invalicabili per altri, che solo una giusta cultura del diverso ed inclusiva ed una buona dose di sensibilità possono sconfiggere, come chi ha deciso di modificare la propria struttura ricettiva, ribaltando così la prospettiva. Noi abbiamo puntato molto nella ristrutturazione anche a far capire al disabile che è benvenuto. Il benvenuto al disabile secondo me è importante per farsi sentire a casa, come in pratica la nostra filosofia dei nostri clienti, per cui abbiamo creato proprio un percorso adatto al disabile in totale autonomia.